Presentiamo l'evento Straducale 2019 presso la sede del Comune di Urbino. Lo facciamo insieme a tutti gli enti e le autorità che hanno aiutato questo evento e con il quale hanno definito delle partnership importantissime e caratterizzanti l'evento stesso. Con l'amministrazione comunale ovviamente in primis, che ha offerto come tutti gli anni un appoggio logistico indispensabile e ci ha aiutato economicamente con un piccolo contributo per la promozione dell'evento sul territorio. Con la Regione Marche, il cui contributo è stato molto significativo e soprattutto grazie al consigliere Biancani, che è il delegato al ciclismo, abbiamo potuto ottenere diversi obiettivi, soprattutto anche in termini di autorizzazioni varie, eccetera. Con la Galleria Nazionale delle Marche, con la quale abbiamo definito una convenzione per cui ogni persona che accompagna un ciclista che fa la gara potrà entrare gratis a Palazzo Ducale. Con la Casa Natale del Raffaello, con cui abbiamo definito un'analoga convenzione per cui i corridori e tutti coloro che li accompagnano potranno entrare con un biglietto ridotto alla Casa Natale del Raffaello. E con l'Erdes, che come tutti gli anni ci aiuta in maniera significativa permettendoci ad un prezzo agevolato di utilizzare la mensa del Duca e quindi di offrire ai ciclisti un pasto che nessun'altra straducale riesce a offrire nello scenario minimo del centro Italia, ma anche molto di più. Ecco, quindi quest'anno una straducale, se vogliamo, molto ricca, una straducale che non è solo un pacchetto sportivo ma è un vero e proprio pacchetto turistico, per cui il ciclista con la famiglia, con gli amici, viene in Urbino in un weekend, percorsi completamente rinnovati, quindi nel solco dell'innovazione quest'anno. La straducale per la prima volta non sarà caratterizzata dalla scalata del Monte Nerone. L'abbiamo fatto perché le strade iniziavano a non essere più sicure e la sicurezza è uno degli elementi a cui abbiamo sempre cercato di porre più attenzione. Quindi quest'anno, dopo aver svalicato Rocco Leonelle e Morea Palcano, circuiremo intorno al Monte Catria, passando per un paesaggio stupendo con 15 km di Umbria dentro il comune di Scheggia Pascelupo, passando davanti all'eremo di Fontavellana, arrivando a Frontone per poi arrivare a Cagli e di qui tornare su Urbino. Quindi un percorso 144 km con 2500 metri di dislivello, quello lungo, che se vogliamo un po' più dolce del solito percorso che la Straducale aveva, riusciremo ad offrire un percorso veramente sicuro a tutti i partecipanti che verranno ad Urbino a correre l'evento. Primo anno che Palazzo Ducale partecipa e grazie alla spinta insomma, e alla richiesta del Presidente Michele Pompili, e questa per noi è una grande occasione di valorizzazione del territorio e della città, è un'occasione che insieme alle altre istituzioni noi non potevamo lasciarci sfuggire e l'abbiamo colta contribuendo in un'agevolazione all'ingresso, in questo senso concederemo un ingresso gratuito ad un accompagnatore che si presenterà in biglietteria insieme ad un partecipante alla manifestazione. In questo modo dei due pagherà uno. Questo diciamo, è il nostro contributo che in accordo con il Ministero siamo riusciti a concedere per questa manifestazione che per noi ha un grande valore, come dicevo prima, promozionale. Tra l'altro il 1 giugno per noi sarà anche una giornata di apertura gratuita perché il 1 giugno rientra tra le 8 giornate che la galleria ha scelto in autonomia per l'ingresso a gratis. Quest'anno la Regione non poteva mancare anche perché abbiamo dato un sostegno concreto a questa iniziativa. La Straducale è una delle principali cicloturistiche presenti nel territorio marchigiano, come Regione Marche stiamo puntando molto sul cicloturismo attraverso il progetto Marche Outdoor, che ha appunto l'obiettivo di incrementare in maniera molto sostanziale le presenze turistiche di persone che decidono di viaggiare in bicicletta. In questi giorni però sono usciti anche i dati legati alle presenze cicloturistiche nel corso del 2018, i dati dicono che negli ultimi 5 anni c'è stato un più 41% delle persone che decidono di viaggiare in bicicletta, con oltre 6 milioni di persone che hanno pernottato, che hanno deciso di viaggiare in bicicletta, hanno prenotato il nostro paese. Le principali regioni che attualmente attraggono cicloturisti sono l'Emilia Romagna, il Trentino e la Toscana, ma noi puntiamo di raggiungere quelli che sono i loro numeri in tempi brevi e sostenere iniziative come queste va sicuramente in questa direzione.